Buon venerdì a tutti. Oggi è il 25 marzo, sono le 9:38 e siamo dal vivo sui mercati. Ieri cosa volevamo fare di bello nel gruppo premium? Già dalla mattina, per la precisione dalle 11:04, volevamo andare short. Andiamo a vedere che cosa è successo. Au, sì, c'è stata la violazione del minimo, per cui si poteva andare short, ma c'era il tempo. Oggi vediamo se funziona tutto. Eccoci qua. In 21esima candela non c'era il tempo. Infatti ha fatto ancora una candelina di ribasso, un'altra candelina di ribasso e poi è ripartito. Quindi trade annullato, short annullato. Siamo ripartiti. Abbiamo fatto questa candela qua che è comparsa dappertutto praticamente. Guardate, anche su MIB la trovate dappertutto. Qualcuno ha schiacciato o il tasto sbagliato oppure boh, l'algoritmo ha dato di matto e quindi ha fatto questa roba qua dappertutto. Comunque abbiamo poi continuato ad aspettare, in ogni caso, siamo andati in chiusura del primo T-2 inverso, ovvero ciclo a 2 giorni di inverso, cicli fatti a U, partono da massimi, vanno su minimi, tornano su massimi. E adesso cosa stiamo aspettando? Perché noi, come al solito, ci atteniamo a un piano, quello del weekend, se non cambiano le cose. E guardiamolo qui sul MIB. Il piano del weekend era... Prima di tutto, dunque, weekend, eccolo qua. Allora, l'ultima candela della scorsa settimana era quella del 18. Avevo detto che mi aspettavo salita sopra questi massimi, e infatti c'è stata. E poi, se non torneremo sopra il massimo di questa candela, che vincolerebbe tutto il rialzo, e c'è tempo, perché siamo arrivati a 28 barre di mensile inverso, 27 anzi, ok? E poi c'è questa freccia qua. Perché c'è questa freccia qua? Perché abbiamo un TP3 inverso che può aver chiuso ed un altro che vorrebbe partire probabilmente, se non parte soltanto un TP2 inverso. Lo scopriamo comunque facilmente dagli swing, per cui se non andremo velocemente qui sopra e ritorneremo qui sotto e qui su MIB, dato che abbiamo questo ciclo che ha chiuso qua a 45 barre, non mi piace, la 45esima non mi piace. Questo potrebbe già essere un T-3 vincolato ribasso, che si vincola a ribasso durante la chiusura della sua prima metà, per cui se non faremo grossi passaggi, non, grosse salite, se non andremo soprattutto sopra questo swing qua, a 24.552, noi siamo pronti con il tastino short, ok? Perché oltretutto... Per il cosa stiamo aspettando, ritorno a farvelo vedere qui. Qui noi siamo arrivati a 47 barre. Cosa sono 47 barre? Sono un T-2, 24 più 24, 48 barre, 47, ok? Che ci dicono che se è stato anche violato uno swing di partenza, da qui sta partendo un T settimanale e se si torna prima qui sotto e poi qui sotto, tutto si vincola a ribasso e permette la partenza, come dicevamo, del nuovo trimestrale inverso. Abbiamo già violato uno swing qui. Su DAX abbiamo violato già vari swing con questa discesa qua più forte. E anche in questo caso rischiamo di dover andare in lateralità fino, appunto, qui siamo solo a 27 barre, fino alla 46, 47, 48 anche qui, prima di iniziare poi a scendere seriamente. 46. Facciamo 48 verso le ligi, ok? Rischiamo di arrivare al pomeriggio alle 14:45, che boh, non abbiamo fatto magari movimenti particolari. Oggi peraltro è venerdì, quindi attenzione alla regola volumetrica del venerdì. Se non la conoscete, chiedete al vostro compagno di banco e fatevi dire che cos'è. Noi non apriamo posizioni nuove dopo le 13, le 14 di oggi, per determinati motivi volumetrici, che non sto qui a spiegare perché sennò l'intervento durerebbe 10 ore. Per cui abbiamo, disgraziatamente, un'opportunità. Vogliamo prenderci un grosso rischio su MIB o su DAX e rimanere in overnight short verso la fine della giornata, vedendo che cosa è successo prima, ok? Per immaginare un'apertura in discesa.
Oppure, se non c'è nessun tipo di, operiamo soltanto in intraday, chiudiamo le posizioni nel pomeriggio perché chiudere si può e rimandiamo tutto a lunedì, perché rimanere in overnight nel weekend è rischiosissimo. Vedo ancora supposti trader che magari non sono trader, sono, che ne so, wedding planner o altro, ok, che suggeriscono alla gente di entrare in chiusura del mercato. Prima delle 17:30 è pura follia, ci si prende dei rischi talmente alti che non ha alcun senso fare un'operazione di questo tipo, razionalmente parlando, è essere matti, ok? Però il mondo è bello perché vario. E vi faccio vedere un'ultimissima cosa, molto interessante. Continuano a esserci persone tipo questo WhatsApp, cioè non sa neanche scrivere WhatsApp in inglese. Numero americano, teoricamente, più 001, ok? Poi questa roba qua, che prova in tutti i modi a spacciarsi per me con la mia immagine e scrive sotto i video del mio circolo virtuoso per, non lo so, per maggiori profitti e investimenti, non so che cosa proponga. Però sappiate una cosa, non sono io, come non sono io quello sul canale di Telegram. Se bazzicate Twitter, ogni tanto posto qualche cosa, ma gli unici canali ufficiali continuano a essere YouTube, Facebook, ovviamente Discord per chi è nel gruppo premium, ma io non sono questa persona qua, non so che cosa voglia da voi, anzi, forse so che cosa vuole da voi, non so, fate solo attenzione, non sono assolutamente io, anche se utilizza la mia foto del mio canale e chiede di fare delle cose. Se avete voglia, fategli una telefonata e chiedetegli come mai utilizza la mia foto. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida, splendida giornata, anche perché dopo sarà weekend. Arrivederci.